È in gravi condizioni un motociclista forlivese di 32 anni che nel pomeriggio di ieri ha avuto un incidente in via Madrara andando a tamponare una vettura davanti a lui. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Municipale della Bassa Romagna, il centauro stava procedendo lungo via Madrara in direzione di via Faentina quando è finito contro una Ford Fiesta, ferma, incolonnata in una piccola coda causata da un veicolo in svolta a sinistra, in un'area privata, poco distante dal ponte sul fiume Dramone. Per tentare di evitare lo scontro, il 32enne sarebbe caduto a terra e poi avrebbe sbattuto violentemente contro il veicolo. L'automobilista della Ford, un 21enne, anch'egli di Forlì, sentendo la botta nel retrotreno, è subito sceso per verificare cosa fosse successo ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre all'ambulanza e l'automedica, è immediatamente giunto anche l'elicottero da Ravenna. Il 32enne è stato ricoverato con il codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Solo poche ore prima, sulla stessa Madrara, a pochi chilometri di distanza, si era verificato un altro grave incidente.